Palermo si prepara a celebrare il trentennale dalla strage di Via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Un libro racconta gli anni di Borsellino a Marsala. Leonardo Zellino. Sono stati gli anni della maturità di Borsellino. Qui lui ha potuto veramente sviluppare tutta la sua conoscenza da un punto di vista di uomo di diritto e anche da un punto di vista proprio umano e professionale. A Marsala Paolo Borsellino creò un gruppo di giovani sostituti sul modello del pool antimafia di Palermo e soprattutto continuò il lavoro avviato insieme a Giovanni Falcone, avendo la possibilità di ricostruire l'organigramma di una mafia fino ad allora poco conosciuta, quella del Trapanese. Il primo processo in cui è stato condannato per mafia Francesco Messina Denaro, il padre di Matteo Messina Denaro, è stato un processo che è stato iniziato da Paolo Borsellino a Marsala. Lo scrittore Renato Polizzi, in un libro appena dato alle stampe sul muso del coccodrillo, ricostruisce gli anni di Borsellino a Marsala dall'86 al marzo del 92, quando tornò a Palermo come aggiunto per continuare ad occuparsi di Cosa Nostra, trasferimento necessario dopo che erano state create le DDA e la competenza sui reati di mafia era passata alle grandi di procure. Gli anni di Marsala per Borsellino furono ricchi di successi nella lotta contro Cosa Nostra, ma anche di attacchi. La stagione della polemica lanciata da Sciascia sui professionisti dell'antimafia, che nacque proprio dal suo incarico a Marsala. È tutto per questa edizione, al prossimo TG2 alle 10:52. Grazie per averci seguito e a più tardi.